Oh, giocizio sitia. Comunque, allora, il gioco che facciamo questa sera è un gioco che abbiamo già fatto Marti, Delmo e Griglio, che è il gioco della top 10. Allora, squadra da Allora, 3 facciamo Timmy, Reb e Marta. Squadra da 2 facciamo Delmo e Sara e Martina Ieri. bastardo, volevo io Delmo. Comunque, ragazzi, sul terzo canale, Joan Cat, è uscito la Grior di Segri che abbiamo fatto tutti quanti insieme, senza tagli. Quindi qua vedete la top 10 che vi era piaciuto lo scorso video. Mentre sul terzo canale vedrete Agri or Disagri senza tagli. Scegliete cosa vedervi. Prima questo, poi l'altro, prima l'altro, poi questo. Godetevi Ma vedete l'episodio. di farlo. Allora, come funziona questo gioco, ragazzi? Ho stilato delle classifiche. Dovete dirmi, secondo voi, una delle cose presenti in classifica. Vi dico subito, stasera sono un po' più difficili rispetto alla volta scorsa, anche un po' più esotiche. Quindi ogni squadra ha un guess sbagliato. Timmy, Reb, Marta, incominciate voi il primo round. Dovete dirmi, secondo dati Istat del 2023, quali sono le 10 città italiane con un tasso di criminalità più alto? Ragazzi, Milano. Per me Milano, sì, che Palermo. tra l'altro è la prima. Milano è al primo posto. Punto per il team. Diventata 1. Gotham City, Come raga. mi Sì. piace vivere a Milano, Milano è al giuro. primo Però sono posto, cioè, secondo me è rivolto. folle. Alta città, potete pensarci. C'è anche tra poco il Crimini. Ah, Rimini? Ci C'è Rimini? Crimini. Rimini al secondo posto con un alto numero di furti e rapine. Era Rimini. Infatti dico, Milano non è da tanto Vabbè, prima, sì, perché è sempre stata Rimini. Marti, tu sei di quella parte lì d'Italia. Tira fuori il cilindro dal cappello. Napoli? Sei sicura? Perché io ho paura, cioè, Madonna, secondo me Napoli non si denuncia così tanto. c'è, ma anche se non si denuncia, ma c'è. Napoli al Anche quello per il decimo fatto che una. posto. Timmy, Marta e Reb. Manca 7 città. Io dico Roma, Perfetto. ragazzi. È al terzo posto Roma, ragazzi. Punto. Ok, bella. Delmo e Sara. Non lo Non so. sa niente, sparo io. A me mi era Cecilia. sembrato di sentir spesso Trapani. Trapani? Proviamo? Vai. Trapani non è in classifica. Non c'è. Primo errore, siete ancora in gara però. Team 3. Anch'io voterei per la Sicilia, Catania o Palermo, però. Non Trapani. Catania-Palermo. Dai, io ti dico Catania che c'è. No, però Palermo c'ha lo Catania. Zen. Dai, facciamo Palermo. Errore anche per voi. Non No, c'è Dio. Palermo. Marti, ma la chat cazzo sta, porca troia. Team La 1. chat, Siete a 2 punti, loro a 1. Potete continuare la vostra scalata. Io invento una roba, ma voglio dire un'altra. Bari. Bari. Errore anche per il team 1. Wow. Più magari la città è grande, più. E in più, ovviamente, Infatti. li vanno a denunciare, ovviamente, i Non è furti. Firenze? Palermo. No, Firenze sì. Non lo so, Delmo, io Delmo. sparo a caso. Foggia! Foggia Ma sai non che è ci ho in pensato anch'io a classifica. Foggia, Foggia cazzo. non è in Ok, classifica. Team 3. quindi Io ti dico Lucian. Bologna, ti dico Bologna, Torino, ti dico Catania di nuovo. Torino. Vai, proviamo Bologna. con Bologna, Bologna. Quarto posto per Let's Bologna. eppure go. Team 1. Ah, io stavo pensando tra Torino e altre due. Torino sono comunque svariati abitanti. Punto per il team 1. Marta, le Torino dita è saltano. al sesto Però, posto. io dico Catania ancora. Di perfetta. Catania non c'è. Team 1, siete rimasti soltanto voi in Venezia, gara. Venezia, 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 Genova. Venezia. Vi Ma io le posso. direi anche tutte e due. Perché tu ti E vi posso dire Genova? che tutti e due non ci sono, quindi torniamo subito. Niente, quindi ragazzi. Pazzesco. Milano, Rimini, Roma, Bologna, Firenze. No, lo sapevo! Imperia. Segnalata per un tasso molto alto di violenze sessuali, Imperia. Crazy. Livorno. Prato, al Ma nono che cazzo posto. fate in Toscana? L'avrei mai Elevato detto. numero di Mamma denunce per diversi mia. tipi di crimini e Napoli al decimo posto. Allora, ragazzi, sempre collegate ai furti, adesso ne facciamo una un po' più esotica. Dovete dirmi, ragazzi, la top 10 degli oggetti che vengono più spesso rubate a Napoli. Perché proprio a Napoli? Wait, why Cellulari. do? Bello Ah, sto ok. orologio. Ah, beh, guarda. Dammo telefono. Questa è una delle frasi più dette a Napoli, penso. Smartphone, primo Facile. posto. Secondo posto io ti dico orologio. Orologi di lusso al quarto posto. Team 1. Ragazzi, io direi motorino. Portafoglio. Stavo per di motorino pure io, ti Ok, giuro. nel Biciclette e scooter, sesto posto. Ah, mio amico hanno rubato la Panda. Non so Vabbè, la se. Panda Modello è Panda proprio. Automobile, esatto, quindi. si intendeva. A macchina. Al secondo posto, automobile.
gioielli. Io ho pensato alle collane. Gioielli, quindi? Cioè, li ipotizziamo così? Terzo non posto. Let's go, dammi quella collana. Oh, state macinando punti. Dimmi, posso Marta dire che è veramente facile. Sì, sì, ma portafoglio non lo diciamo? Che rubano portafogli? Non ve la posso dare buona, portafogli. Errore per il team 1. Team 2. Documenti. Non ve la posso dar buona documenti, ragazzi. Non ve la posso dar buona documenti. Soldi. Soldi. Denaro contante, decimo posto. Go. O borse o apparecchi elettronici. La borsa, dammi la borsetta, suona bene. La borsa o la vita. Borsa? Capi, spalla e accessori di marca come borse firmate, cappotti. Volevo dirlo io. Settimo posto. Mancano il numero 5, il numero 8 e 9. O le calze usate di Camisara o la vita, io chiederei. Tipo armi, pistole o cose del genere. A questo punto droga, non è che si rubano armi a vicenda. Né armi né droghe presente nella classifica, siete fuori. Cioè, pensa come loro, vai in una casa, devi rubare. Prendi i soldi, cioè, loro chi? Pensa come loro, e so che pensa è difficile come perché sono quelli. Un po' strani. Trovi un MacBook davanti, che fai, non te lo prendi. Quindi, risposta? La risposta apparecchi che elettronici in casa, apparecchi elettronici. Elettronica di consumo come laptop, tablet e altri dispositivi, punto. Scusa. L'ottavo e il nono non sono oggetti che si rubano in casa, ma vi posso dire negozi. Scarpe. Io rimango degli occhiali, non so perché mi sanno di una cosa costosa. Io direi prima scarpe e poi eventualmente. Ma se poi prima sbagliamo il primo. Esatto, non siete più in gara. Cioè io mi vedo più un napoletano che entra con un sacco e prende le Jordan che gli occhiali. Boh, adesso ci ho fatto di sì, vai con scarpe. Siete eliminati. Cazzo, raga, cazzo, cazzo, gli occhiali. Allora, gli occhiali. Punto. Cazzo, vi devo dare tempo, l'ultima veloci. Dai, tabacchi, sali a tabacchi. Okay, profumi vai. E cosmetici al nono posto. Non sono più ammessi errori. Dovete vai. Dirmi le top 10 serie TV più famose. Io dico Breaking Bad. Ma vaffanculo. Secondo posto Game of Thrones. Primo posto, bravi, team Reb, preciso, Game of Thrones primo. Friends, 100%. Terzo posto dico Big Bang Theory. Io sai che trasterei molto di più Lost, ad esempio. Io mi affido perché non le conosco. Team 3, siete fuori. Ma vaffanculo, oh, non c'è Lost. Ma vaffanculo a te. Fuori. The Walking Dead. Siete fuori. The Office. Quarto posto. How I Met Your Mother. Io voglio dire How I Met Your Mother. Esatto. No, siete fuori. The Big Bang Theory c'era, Joe, esatto. Sì. Ma porco di a te, Martina Dell'Anna è sempre Martina Dell'Anna. Game of Thrones, Breaking Bad, Friends, The Office, Stranger Things. Porco di ma vai a cagare. Sherlock. Doctor House. Simpson. The ragazzi, Big Bang Theory. Doctor Who. E l'ultima, secondo me, completamente sfalsata. The Mandalorian. Ma la prima season è ma bella stai di The Mandalorian. Questa è la classifica. Andiamo avanti con la prossima, ragazzi. Dovete dirmi la top 10 dei piatti italiani più amati al di fuori dell'Italia. Rispatata così. No, aspetta. Tirami su. Numero uno. Ho capito, però pizza. Pizza numero uno. Carbonara. Carbonara secondo posto. Carbonara Marti, lasagna. 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 Terzo lasagna posto. La streamer. Tipo la matriciana. Io so che il tiramisù è il dolce più amato all'estero. Sesto posto, tiramisù. A me viene in mente una cosa, però non so se... Cioè, tipo i spaghetti quelli con meatballs. Polpette. Vai, spaghetti e polpette. Spaghetti e meatballs non c'è. E io posso dire i tortellini. Minchia, il cannolo siciliano, cazzo. Non vedo veramente. Cioè, smettila. Devi pensare proprio... Marti prima mi ha trastato e ha sbagliato. Ora io trasto lei e sbaglieremo. Dai, forza, via. E sbaglierete. Team 1 siete solo voi. Non abbiamo detto gelato. Settimo posto, gelato. Risotto. Ti devo chiedere come però. È risotto zafferano. Risotto alla milanese, quarto posto. Bravo Timmy, bravo cazzo. Prosciutto. La mozzarella. Mozzarella non c'è in classifica, ragazzi. Quinto, osso buco. Tiramisù, gelato, poi focaccia. Oh, focaccia, I love it. Focaccia, parmigiana di melanzane. E decimo, non erano i tortellini, ma ravioli. Gnocchi, gli gnocchi, ragazzi. No, è vero. Facciamo le ultime due. Ragazzi, dovete dirmi le 10 attrazioni turistiche più visitate
al mondo. Il Colosseo. Ah. Secondo posto, il Colosseo di Roma. Martina, le statue della Libertà. Scusa, possiamo andare un po' più sul sicuro. Cosa è sicuro secondo te? La Tour Eiffel. Va bene. La Tour Eiffel. Tour Eiffel, quarto posto. Piramidi di Giza. Bravo. Fuori. Cioè... Ma no, io gli ho da uno. Come si bella attacca da sto cammello. Io ne ho una. Vai. Buckingham Palace. Forse più Big Ben che specificatamente Buckingham Palace. Eravate fuori con entrambe. No. Marti, se facciamo 2 punti siamo primi, ok? Nah. Io avevo pensato al Taj Mahal. Marti, più semplice, ok? Perché cerchiamo semplice di andare... La Statua della Libertà, cazzo. Ma che Statua della Libertà? Beh, la Statua della Libertà. A Matera ci abbiamo i sassi. Io direi Sagrada Famiglia. Sagrada Famiglia, dai. E non è la Sagrada Famiglia. Team 3, fuori anche voi. C'era il Taj Mahal. Che cazzo ne so. E Statua della Libertà a sto punto. Ti odio. Numero 1. C'era il Taj Mahal. La muraglia cinese, ragazzi. Sì. Scusami. Terzo posto, Statua della Libertà. Quarto posto, Tour Eiffel. Quinto, il Louvre a Parigi. Ma vabbè, il Louvre cazzo di museo. Museo del Louvre. Taj Mahal a sesto posto. Numero 7, grazie anche a Ciccio Gamer 89, Disneyland USA. 8, non le cascate del Niagara, però Yellowstone, il parco nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti. 9, con mollica o senza. 9, sede di Milano, Piazza Armando Diaz, con mollica o senza. Okay. Esatto. 9 più 1 è Machu Picchu. E decimo e ultimo posto, il Burj Khalifa. Ah, beh, boia. È vero. Facciamo l'ultimo round. Facciamo l'ultimo che vale 2 punti. Top 10 sport più visti al mondo. Martina, il calcio. Solo il Sud America. Solo il Sud America fa il panico. 2 punti per il calcio, team 3. Basket. NBA. Basket. Terzo posto, 2 punti per il punto. Per il team 1. Tennis. 2 punti, quinto posto. Marti, io ne ho uno crazy che ci, secondo me è giusto, il cricket. Okay. Visto in India, un botto di gente lo guarda il cricket, fidati di me. 2 punti perché il secondo posto è cricket. Il Oddio! Ho 2 cose, ragazzi. O il football americano, però... O il ping pong, perché cazzo se il cricket... Ma prima ping del ping pong, scusatemi, ma... Cioè, tipo la Formula 1. Ah. A me piace la Formula 1. Quindi Formula 1. Dal resto del mondo no, perché Formula 1 non è all'interno della classifica. Però secondo me è uno Team 1 siete fuori. Allora ce l'ho. Vai. Vai. Fucilato. Siete fuori. Come? Il fucilato lo fanno... Tutti. Team 3, è il momento di portarsela a casa. Rugby. Football americano / rugby. Non ho posto, 2 punti. Puoi pallavolo. Nuoto? Pallavolo. Sesto posto per fallo. Pallavolo. Senza certezza, ma ti dico il golf. Decimo posto. Sta macinando punti il team 3. La portiamo a casa, Paul. Baseball. Ottavo posto per baseball. Oh, senti, buttiamoci col... Io voglio togliermi sta cosa. Per me il ciclismo. Che non c'è, non c'è manco quella moto GP di merda. Un cazzo di Cina e Giappone. Che cazzo guardano se non il ping pong, ragazzi. Quarto posto. Ok. Ok, superato. Tra l'altro. Superato, ma come esiste? Sarà un'altra roba indiana? Cioè, adesso dimmi o polo o equitazione, mi impazzisco, te lo giuro. No, basta. 9 punti all'ultimo posto, team 2. Sì. Bravi tutti. Ma bravi noi soprattutto. Abbiamo un team a 12 punti e un team a 25. Vabbè. Team con 25 punti è il team 3. Congratulazioni a Marti e Gary per aver vinto. Bravi tutti.